cuore di tanta gente. Affrontiamo oggi un argomento che non abbiamo mai affrontato, non abbiamo mai analizzato come invece andrebbe fatto compiutamente, cioè la letteratura americana. In questo caso però ci occupiamo della letteratura americana, che pure c'ha tantissime, ovviamente, tantissimi aspetti di possibile indagine, la analizziamo con un approccio che è prevalentemente legato all'italianità, quindi all'esperienza e alla tradizione, non so neppure se dire culturale, perché poi il rapporto tra John Fante, che parliamo stasera, e l'italianità è un rapporto molto mediato dalla famiglia, quindi non c'era mai stato mediato, c'è venuto quando già era scritto gran parte dei suoi libri. È venuto, credo, la prima volta nel 57 a Napoli, credo. Peraltro c'è un'intervista con l'allora direttore della RAI di Napoli, che lo intervistò, che era giornalista del Roma, e poi sarebbe diventato il primo direttore della RAI di Napoli. Però devo dire che nonostante i nostri 9 anni di programmazione, quindi abbiamo fatto tantissimi incontri tutti i mercoledì, però questo buco lo volevamo coprire. Allora, quando Fabio Florio ha avuto la cortesia di mandarmi il suo libro, io ho avuto l'opportunità di leggerlo, mi sembrava che era l'occasione per aprire un nuovo orizzonte di riflessione su un tema, appunto, che non era stato mai adeguatamente indagato. John Fante è uno scrittore tendenzialmente postumo, nel senso che è uno scrittore che ha scritto molto, non moltissimo, molto ma non moltissimo in vita, è stato riscoperto quasi alla fine della sua vita, nonostante il successo di cui ci parlerà Fabio Flori, di un suo romanzo specifico che fa parte della saga Bandini, che poi vedremo che cos'è, ce lo spiegherà sempre Fabio, che cos'è la saga di questa famiglia Bandini, famiglia italiana, punto interrogativo, che poi anche questo si dice che non sia una famiglia italiana, si dice che è una famiglia di origine spagnola, c'è tutto un ragionamento che fa Francesco Durante su questo argomento, dato che è tutto in rete, saluto Francesco Durante se vedrà questo nostro video, perché Francesco Durante è il più grande esperto italiano di John Fante, condivide con un altro paio di persone questa grande esperienza, però Francesco tra l'altro è un amico, quindi ho l'occasione di salutarlo. Saga Bandini, nonostante il successo di un romanzo, una vita, si titola in italiano Una vita piena, all'inizio degli anni 50, in realtà però questo scrittore non ha avuto un vero riconoscimento durante tutta la sua vita. Fu riscoperto alla fine della sua vita da Grazia Bukowski, che era già diventato famoso, giovane di lui, era già diventato un po' un, ci troviamo alla fine della Generation, ci troviamo quindi all'interno di una dimensione della letteratura americana già molto caratterizzata, in un libro di Bukowski, si intitolava Woman, Bukowski parla, chiede al protagonista del libro qual è il suo autore preferito, e lui dice John Fante. Pensate che l'editore di questo libro di Bukowski, che è un grosso editore molto particolare, molto di qualità americano, non è un grosso editore americano, chiese a Bukowski se era inventato il nome John Fante. Dice, ma che io considero il mio scrittore americano John Fante, dice, ma forse è un nome inventato. Dice, non è. Dice, no, quello esiste veramente, se John Fante esiste. E allora si andarono a recuperare le cose che aveva scritto, in qualche modo si andarono a leggere un altro dei romanzi dei quattro romanzi della saga Bandini, che appunto chiede alla polvere, e rimasero, che aveva già letto Bukowski, l'aveva trovato in una libreria, una biblioteca pubblica in cui l'aveva trovato questa copia abbandonata di chiede alla polvere, e se ne innamorano e poi decidono di ristampare, poi nasce, però in realtà poi Bukowski, Fante già stava nella fase finale della sua vita, perché dopo poco sarebbe morto nel 83, nasce nel 1909 a Denver, in Colorado, quindi nel sud dell'America, ci troviamo nel pieno anche dell'ondata razzista, tu ne parli anche, no? Degli incappucciati bianchi, esatto.
di tutto lui in una di queste accessi all'università dove lui si trovava, dove lui stava a scuola, non ricordo, comunque in una delle sue della scuola dei gesuiti, lui c'è cioè, questo accesso del scan alla scuola e lui con altri ragazzi che scacciano lì, esatto. Che prendono questa posizione molto netta, esatto. Contro questo razzismo. Ma comunque lui ne parla come il nostro amico Fabio, ne parla come una storia di un italiano in America. In realtà questo già questo è una scelta di campo, perché John Fante non è italiano, John Fante è un americano, cioè nasce negli Stati Uniti d'America. Il papà di John Fante, Nick Fante, Nicola Fante, e nasce in provincia di Chieti, in Abruzzo, abruzzese, nasce in provincia di Chieti e si trasferisce per cercare di raggiungere il padre che non vedeva da una villa che si chiamava Giovanni Fante, e si trasferisce e lo va a cercare negli Stati Uniti e quindi emigra agli inizi del Novecento, più o meno, che sia l'emigrazione del papà di John Fante. Quindi uno dei temi del libro di Fabio è il tema dell'emigrazione, uno dei grandi temi. Tra l'altro vi manderò una cosa che ha scritto Vincenzo Nunzo sui migranti, che invierò a tutti i soci della fondazione, che poi ci facciamo anche una riflessione su questo tema dell'emigrazione e dei migranti. Quindi il primo tema che tratta Fabio è l'emigrazione. Secondo tema è questo tema appunto della italianità nella letteratura americana. Francesco Durante lo scrive nel saggio, nell'intervista che tu riporti alla fine, lo dice nell'intervista che riporti alla fine, non ha avuto un'influenza diretta della letteratura italiana e John Fante non ha avuto un rapporto di lettura con autori come Verga, Pirandello, Silone, D'Annunzio. Lui partiamo da amava Silone. Che era anche vicino al suo realismo, no? Questo con l'approccio realistico con Tanamara, pensate a un libro con Tanamara. Però in realtà John Fante con l'Italia ha pochissimi rapporti, lui ritrova questo paese, poi sbagliava anche, non so se lo faceva deliberatamente, la chiamava in un modo diverso, come si chiama Torricella Pelini, lui la chiamava Torcelli di Pelini. Il posto dove lui di cui era originario il papà di John Fante, si chiamava Torricelli di Peligna, che non conosco, comunque in provincia di Chieti. Quindi il rapporto con l'italianità, un rapporto molto filtrato attraverso che cosa? Attraverso le tradizioni familiari. E ciò di cui lui parla, e lo dice bene Fabio nel suo scritto, parla è la sua è una letteratura confessionale. Cioè, la letteratura confessionale, sapete, è una grande tradizione, oggi c'è anche essere rinnovata, pensate al libro Alta Fedeltà, no? Di Orbi, che è un altro di questi temi della letteratura confessionale delle nuove generazioni. Però pensate alla letteratura confessionale di allora e pensate che tutta la letteratura, credo che lo citi anche Francesco nella sua intervista, tutta la letteratura confessionale, soprattutto degli emigranti, era una letteratura confessionale legata fortemente ovviamente alla propria vita di esclusione, di emarginazione, di emigrazione, e tentavano attraverso questa letteratura di rinnovare quelle tradizioni che in qualche modo erano state o tendevano ad essere sopraffatte dall'americanità. Non è che lui non si sentisse un americano, tu lo dici molto bene, lui si sentiva, anzi lui rivendicava il diritto di essere un americano. E la sua grande sofferenza era che si sentiva escluso, esatto. Perché era invece un tendeva ad essere escluso. Non era di razza. Non era di razza. Grazie. Questo è più o meno il contesto, sì, cercherò di dare un minimo di contestualizzazione. Vari libri, quattro della saga, e poi c'è la saga di Nick Molise, ci spiegherà meglio ovviamente Fabio, che lui ci introduce questo tema di John Fante, credo che per noi è un tema nuovo, ma che invece invito tutti a farci qualche riflessione in più, soprattutto a leggere le opere di questo straordinario scrittore. Io per darvi prova del fatto che non solo che le ho lette, ma che esiste una raccolta completa, non dei racconti ma dei romanzi, c'è questo bellissimo libro che Fante, romanzi e racconti, ma ce ne sono pochissimi, ci sono tutti. Peraltro alcuni di questi racconti, tipo quelli legati al mondo della realtà filippina, in realtà sono non completi, non sono stati tutti pubblicati in Italia, quindi non sono ancora, tuttora non abbiamo ancora stampato tutte le cose che ha fatto, tutte le opere di John Fante. Qui ci sono però tutti i romanzi,
in Russia ci tu dacci innanzitutto un benvenuto. Stella Brignola, che cos'è? Stella Brignola, che io non l'avrei messo però nel comunicato stampa, se me l'avessi detto, però non me l'hai detto. La presentiamo adesso. Ah, me l'avevi scritto? No, me lo devi comunicare mettere nel comunicato stampa, quando ci prepariamo il comunicato stampa, devi mettere nel testo il comunicato stampa. Non c'è la fotografia con lei? No. Lui io non l'ho. Vabbè, comunque hanno due pagine per un posto. In ogni caso, benvenuta Stella, benvenuta a Fabio, dateci voi le vostre indicazioni su ciò di cui parleremo e soprattutto ciò che ci racconterete di questo straordinario dottore di tutta la vita. Facciamo un applauso di benvenuta. Siamo veramente contenti di essere qui e per presentare il nostro libro. Questo libro, come appunto ha detto già il professor Casucci, si chiama Gianfante, storia dell'America. Il titolo sembrerebbe, come diceva anche il professore, un po' forzato, però il titolo nasce dal fatto del tema che io ho voluto centrare, che è quello dell'immigrazione. È un tema oggi che è un po' delicato, no? Quando oggi quando guardiamo la televisione sentiamo delle bruttissime notizie, molti pensavano che l'immigrazione fosse un tema soltanto relegato al passato, invece sembra che il tema si stia rinnovando e sia attualmente molto attuale. E oggi sono gli altri che vengono verso noi, un tempo eravamo noi ad andare verso gli altri. E nasce proprio in un periodo particolare, Gianfante, storia dell'America, perché io ho avuto la possibilità di conoscere questo autore dal punto di vista letterario grazie ai miei studi universitari. C'è stata la mia docente di lingue che praticamente era stata in America ed era stata affascinata da questo autore attraverso una conferenza che aveva frequentato in lingua inglese. Decise di acquistare tutti questi libri che erano in lingua inglese e quando venne in Italia il suo desiderio era quello di vedere pubblicato un libro su questo scrittore. E quindi io ebbi la possibilità di leggere varie cose di questo autore, per cui alla fine ho creato inizialmente una tesi di 454 pagine che è stata esposta all'Orientale ma anche mandata alla fondazione propria dello scrittore che si trova a Torrice di Penina. E poi successivamente, dopo diversi anni, ho deciso di pubblicare, non di certo la mia tesi, ma sicuramente di pubblicare qualcosa che attingesse una parte dalla tesi, dagli miei studi, abbinato ovviamente a un qualcosa di più interessante, più moderno, scegliendo due temi cardini della modernità. Uno era l'immigrazione e l'altro il tema del successo. Partendo da questi due temi ho voluto incentrare il mio libro, appunto Gianfante, partendo proprio da questi due temi principali. Storia dell'Italia in America, come ha detto il professor Casucci, è perché effettivamente la famiglia Fante, che viveva in questo paesino di Torricelli di Perigna, il papà soprattutto ha dovuto emigrare per cercare fortuna. Erano dei genitori relativamente poveri, il padre era un muratore, all'epoca non esisteva una grande possibilità di lavoro e quindi, come ogni persona in cerca di fortuna, in cerca di lavoro, è stato costretto ad emigrare. Questi viaggi lunghi e interminabili, molte volte non si sapeva nemmeno se si riusciva ad arrivare alla destinazione giusta, per cui effettivamente lui tenta questo successo verso quello che all'epoca era il continente più ambito, che era ovviamente l'America. E in America lui conosce un'altra donna, ovviamente di origine lucana, lei, e di Potenza, e si incontrano una sera, si dice, ad una festa, lui era anche un po' ubriaco, e praticamente quella sera in modo particolare si decide di offrirsi di accompagnare a casa questa giovane donna. Cominciano a frequentarsi e successivamente finiscono per sposarsi. Dall'unione di questa donna che si chiama Maria, che poi ovviamente diventa Mary, e lui che si chiamava Nicola, che poi diventa Nick, nasce appunto Giovanni, Gianfante, viene battezzato Giovanni perché siamo ovviamente in America, però prende il nome ovviamente del nonno, come le antiche tradizioni.
E ovviamente quando Nicola Fante arriva in America non è ben visto perché è un italiano, e all'epoca esisteva, diciamo, una sorta di dichiarazione che doveva essere firmata dagli italiani che arrivavano in America, dove si dimostrava non solo diciamo, di dover sapere un po' di lingua straniera, che all'epoca ovviamente era molto difficile per chi proveniva dall'Italia, e dall'altra parte anche di firmare questa dichiarazione in cui si stabiliva che la persona emigrata dovesse difendere l'America da qualsiasi, diciamo, tra virgolette, minaccia, ingiuria, deporre qualsiasi armi, cercare di integrarsi con il nuovo mondo della società, quindi vedere l'America come un territorio esclusivamente nuovo. E Nicola Fante, devo dire la verità, almeno da quello che si è letto nel corso, diciamo, della biografia di questo scrittore, riesce a permearsi bene col territorio americano, quello che invece non riuscirà la moglie Maria, che ogni tanto maledirà la sua terra, ovviamente, per averla abbandonata e praticamente averla fatta emigrare in America. E l'emigrazione è un tema, ovviamente, come ho detto prima, esclusivamente di alta sensibilità, soprattutto oggi. Forse sarebbe anche di parte alcune volte. E chi emigra ovviamente non è visto, come detto, in maniera positiva. L'emigrante è colui che porta un peso, che effettivamente è colui che porta la nostalgia del proprio paese, della propria lingua, delle proprie tradizioni, anche della propria religione e dei propri usi. E Nicola Fante, nonostante stia bene in America, comunque continua a vivere sempre delle sue tradizioni. E in Full of Life, per esempio, che è l'opera principale di John Fante, che lo decreta veramente il successo, perché questo scrittore praticamente nell'arco della sua vita ha fatto dei lavori molto umili, ma nella sua testa, nella sua mente, c'era sempre l'idea di emergere, di diventare uno scrittore, perché riteneva di, in se stesso, riteneva di avere delle qualità. E si faceva consigliare, certo non dai genitori, perché né la mamma né il papà potevano essere in grado di poterlo estradare, e quindi cominciava a prendere contatti con editori, mentor, per esempio, al quale chiedeva consigli sulla sua scrittura, e il mentor lo incoraggiava, diceva che aveva anche un bel modo di scrivere, aveva anche delle potenzialità, per cui effettivamente lui continua a crederci in questa situazione, in questa professione. Anche se per arrivare a questa grande carriera di scrittore, riconosciuto solo ovviamente in età tarda, poco prima della morte, farà, diciamo, una strada tutta in salita. E allora, come dicevo prima, in Full of Life, per esempio, ci sono alcuni passi in cui viene riprodotta la questione dell'italianità. Per esempio, nel romanzo si parla dell'aglio, di metterlo all'interno delle serrature delle porte per avere dei figli maschi, no? Quando John Fante, quando John era in attesa, diciamo, la moglie di John era in attesa di un figlio, il papà voleva un maschietto. Siccome esisteva in questo paesino, un'usanza, diceva, se si mette l'aglio all'interno della serratura, probabilmente c'è la possibilità che il bambino nasca maschio. Siccome John Fante rispetto al papà era molto più evoluto, era molto più istruito, per cui molte volte andavano in conflitto perché non accettava assolutamente queste, tra virgolette, diciamo, stupidaggini. E il papà, che era una persona molto orgogliosa, molto permalosa, molte volte finiva per offendersi e malediva, tra virgolette, il figlio. Ci sono alcune parti del film che poi questo è stato tradotto in film nel 56. Sì, ma io la versione inglese, perché ho proiettato all'atto, diciamo, della tesi per mostrare i grandi tratti dell'italianità, ho mostrato alcune iscrizioni in questo formulario in versione originale. Certo, in lingua inglese si è capito un po' poco, però l'immagine del film originale rendeva ovviamente, almeno attraverso le immagini, la tradizione italiana trasposta, diciamo, in America. E il film che lui ha seguito anche la sceneggiatura. Sì, esatto. Lui normalmente c'è lo sceneggiatore, però in questo caso, esatto, seguì anche la sceneggiatura. La sceneggiatura di film. E l'emigrante, ovviamente, dell'emigrazione è stato un tema, abbiamo visto, molto sofferto, molto doloroso, e sono state tante le dimostrazioni
le testimonianze di persone che hanno emigrato e sono state, diciamo, ritracciate, trovate, e io praticamente ho trovato queste alcune testimonianze di alcuni emigrati italiani e l'ho voluto inserire all'interno di questo libro. Ora, attraverso la voce di Stella, un po' influenzata, e stava rischiando questo. No, stava rischiando oggi di non venire, e speriamo di no, speriamo che altrimenti ci contagiano per tutti. E attraverso la splendida voce di Stella leggeremo alcuni passi, alcune testimonianze di alcuni che hanno tentato di fare questo viaggio oltreoceano e che hanno voluto dare una testimonianza vera di quella, sia di quella che era l'America, che molti credevano una terra dell'oro, invece poi quando arrivarono nel paese tutta questa grande ricchezza alla fine non c'era, c'era soltanto sfruttamento e tanto, diremo oggi. E poi ci sono anche questi immigrati invece che ci raccontano proprio la loro difficoltà affrontata all'interno del viaggio. Sono qui, in croce, assetato, affamato e tradito. Di 100 siamo ridotti a 40. Chi ha perduto il marito, chi la moglie, chi i figli. Alcuni del Tirolo, si narra, che dalla fame hanno mangiato un figlio. Chi ci protegge? Nessuno ci protegge. Non abbiamo né pretori né carabinieri. I signori in Italia ci trattavano male, ma in Italia era meglio. Qui siamo come le bestie, senza preti né medici. Non si dà nemmeno sepoltura ai morti. Siamo peggio dei cani legati alla catena. Dite al padrone che sarei più felice in Italia nel suo porcile che in una reggia in America. Diciamo che qui, infatti, da queste parole si apprende proprio la tragicità della situazione in cui si trovavano a fare questi viaggi della speranza, verso questo sogno americano. Diciamo che, ecco, oggi noi purtroppo vediamo queste drammaticissime immagini alla televisione, vediamo i bambini, le donne che devono partorire, insomma, gli uomini che cercano di proteggere a loro volta la loro famiglia. E in effetti anche gli italiani si sono trovati nelle stesse condizioni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il primo grande esodo italiano praticamente iniziò dalla parte dell'Italia del Nord-Est, il Friuli, il Veneto e soprattutto, insomma, le zone più alpine. E quindi in inverno molti contadini, non potendo lavorare, partivano per questa America, su queste navi, tutti stipati, e non tutti ce la facevano ad arrivare, perché come accade ancora oggi, molti morivano prima, molti si ammalavano, e quelli che erano fortunati, qualcuno tentava di fare qualcosa, e altri invece tornavano indietro. E diciamo che ovviamente, come accade qui da noi, si dovevano accontentare delle piccole cose, quindi di andare a raccogliere, insomma, e soprattutto il caffè. E alcuni però riuscivano a stabilirsi, e quindi grazie a loro sono state fondate molte colonie italiane. Purtroppo però abbiamo esportato anche altro. Però parliamo delle cose positive. E in quel periodo fu scritta una canzone popolare, che in effetti esprimeva con molta semplicità proprio lo stato d'animo di queste persone, i disagi degli emigranti. Diciamo, nello stesso tempo l'orgoglio di aver contribuito comunque allo sviluppo del paese nel quale arrivavano.
e la accenniamo un attimo, che si trattava di questa canzone che è diventata un emblema di quel periodo. 30 giorni di nave a vapore, fino in America noi siamo arrivati, fino in America noi siamo arrivati, abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come bestie andiamo a riposare. America, allegra e bella, tutti la chiamano l'America sorella, tutti la chiamano l'America sorella. Racchiude tutta la tragicità della situazione. Ed è raffreddata, immaginatevi quanto non è raffreddata, che cosa riesce a sorridere. Ovviamente gli italiani che arrivano in America venivano etichettati con ovviamente delle sigle, una delle tante era WOP, che significa in italiano senza passaporto, ma in inglese era without passport. E il nostro amico Fante ci dedica un ciclo su questo WOP che si chiama L'Odissea di un WOP. E oltre alla parola WOP, un altro modo che veniva utilizzato per esprimere il disprezzo degli italiani era Dago, che traeva origine dal vino russo proprio degli immigrati. E lui scrive questo, in casa. Esatto. E lui scrive questa raccolta che si chiama appunto Dago Red, proprio per, diciamo, esprimere questa, dal titolo proprio dal vino proprio degli immigrati italiani. Molto importante è sentire come un italiano subisce, tra virgolette, le frustrazioni da parte di un paese nuovo che lo accoglie, ma che difficilmente la persona riesce ad accettare. John Fante nasce in America, quindi è un americano a tutti gli effetti, ma l'America non lo considera tale, perché essendo i suoi genitori di origine italiana, il sangue non è puro, non è madrelingua. Per cui cosa succede? Che anche quando frequenta la scuola dei gesuiti, subisce delle umiliazioni, anche da parte dei preti. E queste cose per lui sono negative, nel senso che alla fine queste sue profonde frustrazioni che nascono le riversa poi ovviamente su quelle che sono alcune persone più deboli che sono dei personaggi che sono trattati all'interno dei suoi romanzi. E anche qui ci sono due citazioni che mi hanno preso direttamente da questo Odissea di WOP e da Dago Red, proprio per enfatizzare, per cercare di far capire la tipologia di frustrazione che un italiano deve subire da un cattivo comportamento di una persona, di un americano. Fin dall'inizio ho sentito mia madre usare le parole WOP e Dago in un tono che denota un profondo disgusto. È come sputasse fuori, è come se le si slanciassero le labbra. Per lei contengono l'essenza stessa della povertà, dello squallore e della sporcizia. Se non mi lavo i denti, se non mi scappello, mia madre dice non fare così, non fare il WOP. Così, man mano che i suoi valori diventano i miei, WOP e Dago diventano sempre più sinonimi del male. A lei almeno è coerente. Mio padre no. Per lui il WOP e Dago non hanno un significato preciso. Tuttavia, se è un non italiano a sbattergli in faccia, le cose cambiano. È un insulto grave. Quindi vedete, insomma, la differenza di come ci si sente essere etichettati. E praticamente
John Fante da piccolo non capisce perché gli viene chiamato con questo appellativo e sta male, ci soffre. Alcune volte, un altro passo del libro che però qui non c'è, diceva che quando lui si vuole iscrivere al college, quando all'atto dell'iscrizione voleva addirittura cambiare nome, voleva scegliere un nome francese perché si vergognava addirittura del suo nome. E per cui effettivamente queste etichette portano poi lui a voler addirittura cercare un cambiamento di identità, un non voler proprio identificarsi proprio con niente dell'italianità. E ovviamente è impossibile perché i genitori cercano di educarlo anche e soprattutto alle tradizioni italiane. Quando subisce queste offese, allo stesso modo John Fante si ribella a chi? Si ribella verso quelle persone che sono più deboli e che magari possono avere dei difetti fisici. E allora lui dice: mi chiamate WOP, Dago, perché non sono americano, mi fate sentire un escluso. Adesso io riverso la mia cattiveria, seppur gratuita, su una persona che si chiama Marta all'interno di questo libro, la quale è strabica ed è la figlia di un droghiere, alla quale ovviamente è un po' strabica, e lui quando la vede praticamente riversa la sua cattiveria mettendo in evidenza la... Perché il droghiere lo prendeva in giro. Lo prendeva in giro, sì. Questo è fondamentale. Anche perché anche lì il droghiere appunto si lo prendeva in giro. Perché lui andava dal droghiere solo quando non c'erano persone. Esatto. Gli dice: a me non piace il droghiere. Mia madre mi manda alla sua bottega ogni giorno. E lui subito mi spezza il respiro con quel suo saluto: salve piccolo Dago, che ti serve? Lo detesto. Non entro mai nella sua bottega se c'è in giro qualche altro cliente, perché essere chiamato Dago davanti agli altri è un'umiliazione spaventosa, quasi fisica. Lo stomaco mi si dilata e si contrae, ed è come sentirsi nudi. Maledizione, O'Neill, non è che puoi chiamarmi Dago e passarla liscia. Sua figlia ha la mia età. Due volte a settimana passa davanti casa nostra per andare a lezione di musica. Dall'alto, tra i rami di un olmo, la osservo avanzare lungo il marciapiede, dondolando la custodia del violino. E quando ce l'ho sotto di me, le canto una bella filastrocca. Marta è strabica, Marta è strabica. Effettivamente, John Fante, come abbiamo detto prima, vuole identificarsi e vuole essere riconosciuto come scrittore americano. C'è anche una situazione un po' particolare dei rapporti che vivono all'interno della famiglia Fante. Abbiamo detto che il papà di John Fante, essendo un emigrato, riesce però ad accettare, anche se con difficoltà, ma accettare il paese che lo ospita. E John Fante, allo stesso modo, siccome anche lui era come il padre, caratterialmente una persona piena di sé, orgogliosa non saprei dirlo, però piena di sé sicuramente, che voleva assolutamente far prevalere il suo pensiero, il suo modo di essere, molte volte scozzava con il padre, perché il padre, essendo troppo legato all'italianità, alla fine non rispettava quelli che erano i pensieri del figlio, e il figlio non accettava perché vedeva questa presenza, diciamo, del padre, queste idee del padre un po' troppo antiche, troppo stupide per una persona che come lui avesse, diciamo, studiato, e per cui effettivamente era impossibile. Per esempio l'esempio dell'aglio della porta, che da un aglio nella serratura potesse nascere un bambino maschio. Ma ce ne sono tante, diciamo, di situazioni che all'interno del libro abbiamo spiegato proprio per mettere in analisi la parte italiana nel paese, diciamo, americano. Molto importante è sicuramente questo paese, che è Torricelli di Pedigna, di cui John Fante non ha mai voluto portare. Lui venne soltanto una volta a vedere questo paese per curiosità, ormai in età adulta, per vedere il paese dove il padre era nato, e diceva che come
ovviamente nato in America, in America, arriva in questa paesina di montagna, si spaventa, vede solo persone anziane, asini, e lui dice effettivamente che il paese è morto, se ne scappa subito, preferisce andare a Roma, se ne va a Napoli, pur di non stare a Torcia di Rivine. Io devo dire la verità, questo paese non l'ho visto. E quest'anno avevo avuto l'onore di essere stati invitati al festival di Gianfante, che si chiama Il Dio di mio padre, che è, esatto, il festival letterario si chiama L'anno nominato così di mio padre, che si tiene ogni anno intorno alla fine di agosto. Siccome questo libro esce ad ottobre del 2014, facciamo conoscere questo libro anche in questo paesino, perché facciamo un tributo a questo autore. E la direttrice di questo festival, che salutiamo, Giovanna Di Lello, quando vide il mio libro disse: perfetto, la invitiamo per parlarci un pochino di questo Gianfante. C'erano tantissime persone, c'era anche la figlia ovviamente di Gianfante, e per cui l'ho conosciuta anche. Scusa, una domanda, perché io non ho mai detto, quanti anni c'ha la figlia di Gianfante? Non lo so. No, perché sembra giovanissima, io non ricordo, l'ho avuta, credo, quella più piccola, della quarta, devo ripetere, quattro anni. Sì. Credo che questa sia la più piccola, sì, credo, sì, sì, sicuramente. Che sembra molto giovane, in realtà poi non deve essere giovanissimo. No, non è tanto giovane, diciamo, però avrà ovviamente una sua età, cioè un'età precisa, magari. Non lo so. Però effettivamente sì, fisicamente si porta, molto, diciamo, bene. Una bella donna. E quindi andavo lì a presentare questo libro e sono stato molto contento di vedere anche un pochino così, poi sì, effettivamente è un paesino di montagna, però visto con i miei occhi non è poi così spaventoso come lo poteva dipingere il nostro caro amico Tanto. Certo, la realtà è diversa, l'America a Torricelli, certo, se lo paragoniamo possiamo anche dire Napoli a Torricelli, no? La stessa cosa. Però ci sono anche tante bellezze che sicuramente possono essere, diciamo, apprezzate, no? E non necessariamente, diciamo, disprezzate come ha fatto il nostro amico. Però c'è la fissazione degli assi. Eh sì, infatti lui dice che era un paese in cui c'erano solo animali, asini, queste persone che praticamente erano vecchie, sembravano delle persone come degli assi, dei buoni. Ricordi che lui ha fatto anche questa cosa, che provò a scrivere un lavoro sull'asino di Maria che portava. Non so se lo sai questa cosa, qui elaborò tutto un racconto che riguardava l'asino che portava Maria prima del parto di Gesù, e questa cosa poi non gli riuscì, perché poi non completò, però lui si immedesimò molto nella figura dell'asino e sviluppò tutto un racconto che poi non andò a buon fine, uno dei tanti racconti che non andò a buon fine. Ma sentiamo, forse Stella ci voleva leggere qualcosa. Stella ci voleva leggere il passo del suo ingresso all'interno del college che io precedentemente ho menzionato e che voleva indicare proprio questa voglia di Gianfante di voler cambiare addirittura la propria identità e addirittura scegliendo i nomi francesi. Sì. Fin dal primo giorno alla scuola parrocchiale ho il tremendo timore di essere chiamato Wop. Non appena scopro per quale motivo la gente usa cose come cognomi, raffronto il mio con altri atipici cognomi italiani, Bianchi, Borello, nomi di altri studenti. Il paragone... Borello è un cognome molto settentrionale. Bianchi anche questo nome. Il paragone mi dà un piacevole senso di sollievo. Dopotutto penso, la gente dirà che sono francese. Forse che il mio nome non ha un suono francese? Certo, e da allora in poi. Quando mi domandano di che nazionalità sono, gli dico che sono francese. Vedete la vergogna, insomma, di far capire, di non voler nascondere a tutti i costi quelle che sono le proprie origini. Ed è brutto ancora di più quando chi ti chiama in tono dispregiativo, che altro dovrebbe praticamente accettare. E l'emigrazione, come abbiamo detto, è stato uno dei tanti temi, dei primi temi fondamentali del mio libro, ma sicuramente l'altra parte del mio libro a cui ho voluto, diciamo, dare anche uno spazio è sicuramente il tema del successo. E sicuramente il... Certo,
allora è tutto quello che no, no, dici. Anzi, sì, la propongo, dai. No, no, mi trovavo qui. Sì, sicuramente. Allora, prima di dirvi questa cosa qui... Volevo solo ricordare che lui ebbe come compagno di elementari Paolo Reinhardt, che è stato, sì, è stato uno dei, è stato addirittura il presidente della St. Louis University, e che è un gesuita importantissimo, uno dei più importanti gesuiti americani, sì. È stato suo compagno di classe a scuola, quindi lui aveva operato un legame molto stretto con lei, dare la mamma diceva tu non sei diventato come Paul, che invece è diventato quello che la madre era molto religiosa, certo. Quindi, lui invece si è distaccato, esatto, con molto, si è distaccato. Dalla religione si sta di tu si contrappone, esatto. Infatti, un altro tema molto pesante sulla religione. Infatti un altro tema molto importante in Full of Life, c'è una parte dei film in cui c'è questo battibecco tra il padre e il figlio proprio sul fatto del matrimonio, no? Che lui vuole che il figlio si avvicini alla religione, perché anche la moglie di lui, Joyce, è una donna che viene definita una WASP, White Anglo-Saxon Protestant, quindi una donna altamente anche lui, diciamo, una protestante religiosa, una protestante. Sì, sì. Per cui effettivamente apparteneva un'ottima famiglia. Era un'ottima famiglia, e per cui praticamente il padre voleva che anche il figlio si avvicinasse alla religione, perché lui cerca di convertire la moglie di Fante, che è una protestante, e lei sembra convinta a questa conversione. Invece il figlio, che nonostante venga da genitori che sono cattolici, sembra appunto molto restio, e infatti lui dice o il diavolo in famiglia, perché non capiscono il motivo di perché il figlio si rifiuta ostinatamente, non volesse avvicinare alla religione. E quindi questo è un altro pretesto, un altro modo, no, di affermare l'italianità all'interno, diciamo, della schiera familiare, nonostante la moglie di Fante fosse una protestante. Quindi il padre che cerca di usare la conversione, di portare le tradizioni italiane locali all'interno della famiglia, pur consapevole che la moglie non era cattolica come loro. Quindi la moglie, nonostante l'atto di conversione, e quindi è disposta anche ad avvicinarsi ai familiari di lui, trova invece dall'altra parte una porta chiusa da parte del figlio. E questo proprio per dire sempre il fatto delle tradizioni italiane. Mentre invece tu stavi dicendo una cosa importante. Per fare dire un'altra piccola sottolineatura e raccontare una piccola storia che poi ci appartiene come tradizione, cioè, campana. Che nel 1926 fu presentato un documentario dal titolo Napoli che canta, che fu girato da un certo Roberto Roberti, che non era altro che lo pseudonimo di Vincenzo Leone, cioè il papà di Sergio Leone, e che allora ovviamente non era così conosciuto. In apparenza questo documentario sembrava un semplice tributo alla canzone napoletana, ma in realtà nascondeva una realtà ben più tragica e grave, e infatti soprattutto nelle scene finali praticamente si vede una donna con un bambino in braccio che saluta con la mano una nave che si allontana e che si allontana per l'America e forse non tornerà mai più. E quindi in realtà questa era invece l'immagine di una Napoli e quindi anche di un'Italia di conseguenza in piena crisi, tant'è che l'evidenza era talmente tale che Mussolini bandì la pellicola. E questa colonna sonora di questo documentario, dal testo struggente, è una famosa canzone scritta da Ea Mario e che quindi era dedicata ai tantissimi emigranti napoletani che partivano verso l'America. E fu tale il trionfo che vennero girate altre pellicole. L'ultima, nel 1931, quella più importante praticamente, che portava lo stesso nome della canzone che noi tutti conosciamo come essere questa qui. Artone bastimente e terra sentana, cantana a bordo sonna puritana,
canta la botramenta, o golfo già scompare, e a luna a mezzo mare non può che Napoli da fare. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia, se gira una sana, se va a cercare fortuna, ma guarda spotta luna, lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia. Che praticamente tra i vari aspetti dell'italianità che riversiamo all'interno delle opere di Dante, per esempio in Full of Life, nel romanzo Full of Life, ci sono, nei dialoghi soprattutto del padre, alcune espressioni di lingua italiana. Infatti si dice che all'interno di questo libro ci sia, almeno l'inglese parlato, diciamo dal padre, sia unito all'inglese. È un po' diciamo con strafazioni americani e in cui abbina anche alcune parti della lingua italiana. Io qui avrei qualcuno da diciamo, far leggere praticamente, però per esempio qui dice The baby, no? How is the little bambino? Come sta il piccolo bambino? Ovviamente, quindi invece di ripetere la parola baby riporta l'uso all'italiano nella seconda parte. Oppure dice quando vede la casa di John Fante e dice it's my house, a beautiful house, una bella casa, meravigliosa, con un bel giardino, e poi dice there are three bedrooms and a terrible floor, ci sono tre stanze da letto, un pavimento orrendo, e poi dice oh povera figlia mia, quindi invece di dirlo in inglese ovviamente parte poi con l'italiano. Quindi non soltanto le usanze all'interno dell'italianità, ma anche la lingua italiana buttata all'interno dell'inglese. E John Fante, come vi ho detto prima, giunge al successo molto tardi. Il successo è un secondo tema del mio libro. E questo successo arriva molto molto tardi e con grande umiltà. Perché ho voluto scegliere il successo come secondo tema? Perché mi sono voluto ispirare un po' ai tempi d'oggi, ai tempi moderni. E oggi, con la tanta precarietà lavorativa, la tanta difficoltà dei giovani, dei ragazzi, che dopo il diploma, la laurea, trovano difficile una collocazione lavorativa, sono costretti ad andare all'estero. Vanno in Inghilterra, vanno in Francia, vanno a vendere il loro operato, le loro menti all'estero. E molti invece rimangono delusi e quindi hanno dei sogni nel cassetto, per cui alla fine dicono vabbè, non si realizzeranno mai. Allora, prendendo la realtà moderna e abbinandola alla vita di questo grande scrittore, mi è venuta proprio la voglia di prendere questo tema e farlo mio, nel senso che anche John Fante ha avuto una vita esclusivamente difficile. Quando stava in America, abbiamo visto i genitori erano di origini, quindi comunque non potevano aiutarlo, non potevano estradarlo nella sua carriera, tra virgolette, di futura di scrittore. Per guadagnarsi dei soldi, perché il padre era un ubriacone, molte volte lasciava anche la mamma, la moglie. Esatto, la lascia alla moglie e lui deve portare avanti, tra virgolette, la famiglia. E quindi per portare avanti. Però il papà era un grande scalpellino. Sì, questo non ci sta, se ne dà, però. Abbiamo anche qui un. No, Gianfranco è un grande esperto di scalpellino, l'architetto pure sa che l'importanza dei grandi scalpellini, era considerato un grande scalpellino, sì. Bravissimo operatore artigianale. Poi ci ubriacava. Andava a donne, ci sprecava tutti i soldi, cioè giocava, giocava ad azzardo, anche i figli, era dare qua al padre. Sì, perché era la coppia, diciamo. La coppia, se era contrapposto, poi era diventato uguale. Questa è un'altra storia. E inizialmente per portare avanti la famiglia andava ovviamente a lavorare per guadagnarsi qualche soldo, e a parte i lavori
benissimi anche dal passato da portiere d'albergo, cameriere, attraverso dei locali, e quindi accontentarsi. Conservativo, vediamo quella cosa del pesce, mi ha inventato una delle sue storie. Delle sue storie, sì. Viene la parola esatta. È un'industria conserviera, esatto, che per il pesce. Gli ha fatto un po' di tutto, però con la sua voglia e con il pallino in mente di voler emergere, diventare appunto settore. Quindi il suo sogno non l'ha mai perso, seppure effettivamente vedeva davanti a sé una strada quasi impossibile, quasi difficile. Volevo solo segnalare, in internet trovate l'intervista con Joyce, c'è la moglie, che è bellissima, in cui Joyce racconta, c'è il finale dell'intervista in cui Joyce Tant, che poi lei è una poetessa, quando ha conosciuto il marito, giovanissima, sì, innamorata di suo. Infatti anche nel libro io l'ho menzionato. Sì, tu l'hai menzionata, l'intervista, e questa intervista ci sta di... che è una gran bella ragazza, perché se sono le prime, tu lo dici, sono le prime laureate donne, sì, laureate. E lei in questo finale dice, quando era in cattivo umore, dice era l'inferno, stare con lui era un inferno, però quando era di buon umore lui vedeva la vita con una fantasia, energia, luminosità, e diceva che quando era di buon umore si cadeva al mattino e cantava Sole Mio, che poi cantava. Quindi, anche il papà, lui, sì, anche il papà è un grande appassionato della musica, e diceva Sole Mio in particolare. E infatti, visto che il professore ovviamente ha voluto introdurre questo aspetto anche dell'incontro, allora glielo leggiamo come siamo conosciuti, signori, no? Dice: ho conosciuto John Fante nel gennaio del 1937, circa 6 mesi dopo essermi laureata. Avevo notato una rubrica sul giornale locale del Roseville Tribune scritta da un giovane che si chiamava John Fante. Era una rubrica molto divertente, diversa e bizzarra. Chiesi a mia zia con stupore chi fosse questo giovane, e lei mi rispose che era un giovane scrittore che stava lavorando ad un romanzo e che aveva affittato una stanza nello scantinato della biblioteca. Mi chiese se volevo conoscerlo. Io le risposi che ne sarei stata molto felice, e così mi invitò a prendere un tè nel pomeriggio. Mentre mi preparavo per andare a prendere il tè, mia madre mi disse di non andarci, che lo sbagliano mai, perché avrei finito per sposare quell'uomo. Sì. Prendemmo un tè nel piccolo salotto vittoriano di mia zia, parlammo di Hemingway, di Scott, Fitzgerald. Era un uomo molto colto e mi interessava. Dovetti ammettere che si trattava di un giovane brillante, attraente, bello e affascinante. Aveva un'aria autorevole, non era condiscendente verso nessuno. Lo trovavo affascinante per questo, ma a mia madre non piaceva. Infatti lui ha avuto sempre un rapporto molto conflittuale con la suocera, non perché con le suocere si deve andare d'accordo, ma lui ha avuto un rapporto estremamente conflittuale, si detestavano. Sì, infatti, tutta la vita si sono detestati. Nei primi anni, quando i due si sposano, lei dice: nei primi anni la nostra vita non era gioiosa, né felice ed amorevole come nel libro. Era sempre arrabbiato, pensava che il suo lavoro non fosse sufficientemente apprezzato. Diceva che avrebbe voluto scrivere più romanzi, ma quando aveva molto denaro e l'opportunità per farlo, giocava al buono. Era un uomo sempre in guerra con se stesso. E infatti, se non erro, se ricordo bene, se non erro, che tanto anche qui non si spegne, in Full of Life c'è proprio una scena in film in cui c'è il pavimento rotto e lui non ha soldi per poterlo riparare. E allora Joyce fa vicino al marito: perché non vai a chiederlo a tuo padre, che tuo padre sicuramente può aiutarci e ci viene ad aggiustare il pavimento? E lui per orgoglio dice: no, io a mio padre non voglio chiedere niente, le cose le devo fare io. E invece poi, vista l'impossibilità della situazione, si rivolge al padre, perché poi fanno un viaggio per andare a trovare il padre, e il padre ovviamente che stava seduto sotto questo, all'ombra di questo albero, quando vede Joyce tutto contento, la va ad abbracciare, vede questo pancione anche in attesa di questo figlio, però alla fine lei vorrebbe che il figlio, cioè il padre pensa che il figlio e la moglie si trasferiscano da loro, mentre invece, infatti, il padre stava già preparando la casa per il figlio, per la moglie di lui.
E invece alla fine la moglie dice: perché non parli con tua madre? Non vedi che si sta illudendo della cosa? Digli il reale motivo. E lui, dopo un certo tempo, gli dice la verità. E il padre non la prende poi tanto bene. E quando poi vanno a vedere la famosa casa, gli dice: è una bella casa, tre stanze, tutto quanto, però alla fine hai un pavimento terribile, orrendo, il passo, diciamo, di prima. E quindi questo per far capire che effettivamente lui, con quei pochi soldi che riusciva praticamente a guadagnare, cercava ovviamente di poter sempre di più emergere, diventare ricco, è vero? E qui poi fa lo sceneggiatore, non esatto. Il sceneggiatore gli guadagna di quello che anche se però il cinema non gli piace. Non gli piace, infatti lui dice. Un posto infernale. Esatto, infatti lui dice che fa questa parte del cinema giusto per guadagnare soldi, perché lo pagano bene. Però alla fine la sua vita, la sua carriera è puntata su altro. E quella letteraria. Sentiamo se stella. Il mio primo impatto con il successo non fu per nulla memorabile. Facevo l'aiuto cameriere. Avevo 21 anni. Avevo verbo, stile. E sebbene fossi terribilmente sottopagato, attiravo una grande attenzione quando scivolavo tra i tavoli fischiettando con un vassoio. Oltre all'abilità di cameriere, avevo anche altro da offrire, poiché ero uno scrittore. John Fante non tardò ad inserirsi negli ambienti letterari. Cominciò a scrivere racconti e scrisse anche per Hollywood. La sua carriera cominciò quando egli si recò a Wellington, dove lavorò come portiere di notte. Il suo unico desiderio era scrivere. Adorava Mencken, che era l'uomo di lettere più influente di Baltimora della prima metà del XX secolo negli Stati Uniti. Egli era il curatore di The American Review, la rivista letteraria più importante di quegli anni. All'età di 20-21 anni, Fante cominciò a scrivere delle lettere a Mencken, presentandosi come scrittore giovane e bramoso e chiedendogli consigli. Egli incoraggiò Fante dicendogli che scriveva con chiarezza e che aveva buone storie da raccontare. Fu grazie a Mencken che John si mise in contatto con uno dei più grandi editori americani. La sua opera letteraria acquisì successo quando alla fine degli anni 70 fu scoperto da Bukowski. Un giorno, nella biblioteca di Los Angeles, Bukowski si imbatté un romanzo di Fante, Ask the Dust, del 1939. Egli capì subito di avere scoperto un grande scrittore e decise di menzionare il suo nome all'interno di un romanzo intitolato Donne, pubblicato poi nel 1978. In tale opera, al protagonista viene chiesto chi sia il suo romanziere preferito. E quest'ultimo risponde: John Fante. Bukowski, quindi, definì Fante come uno degli scrittori più maledetti del XX secolo. Adesso, sì, però, vogliamo fare una cosa particolare. Che facciamo sempre, facciamo questa cosa particolare. Distribuiamo qualcosa e la cantiamo tutti insieme. Allora, come diceva, la cantiamo tutti insieme. Addirittura lo sapete, no? Che il paese, mi ha detto che il paese era quello più ambito, era l'America. E c'era questa canzone che a noi piace sempre. Che si chiamava Mamma mia, dammi 110 che la mia è e la proponiamo assolutamente con delle parti di scala che lo abbiamo. E ci piace vedere sempre così per dare un momento di allegria a questa tragicità. Ovvero la signora, lei che ride indietro, così la prendiamo tutti a ridere. Vedete qua, magari c'è la cantante, ma abbiamo bisogno anche del coro. Non possiamo fare. Un saluto finale e poi viviamo con le ragazze. Ovviamente di solito abbiamo anche dei contributi video, abbiamo la lettura della lettera al padre, perché poi il padre era un altro soggetto del padre. No, sarebbe bello che poi anche queste cose in termini di immagini, di proiezione le possiamo avere, le possiamo mettere anche sul sito se queste sono le cose originali vostre, diciamo così. Se sono cose che voi riproducete
sono, alcune sono elaborate da qualcuno. Sono elaborate quello che potete vedere, poi siamo in un link sul sito, le facciamo vedere. Okay. La cosa che io, a cui tenevo molto era ringraziare Stella e Fabio di averci introdotto alla famiglia Fabio e alla storia letteraria, ma non solo letteraria, di questa straordinaria famiglia, perché poi è una famiglia paradigmatica di tutto un mondo che noi abbiamo, tu l'hai detto bene, noi abbiamo un po' dimenticato, ora ci ritorna attraverso le immagini dell'attualità, ma noi l'abbiamo un po' dimenticato come presupposto dai quali siamo partiti. Ci sono qua nella sala delle persone che hanno vissuto in America, quindi io sono stata carmelia, ho vissuto in America, la mia amica preside, cioè che hanno vissuto questa esperienza, ovviamente non nei termini che sono stati da voi descritti, ma l'hanno vissuta anche in una maniera diversa, ma in qualche modo ci sono testimoni di un altro modo di vivere e di vedere la vita. Quindi io sarebbe bello poi, quando si parla di questi argomenti, anche poi di riconfrontarsi, di rielaborarli, di ripensarli in un'ottica ovviamente diversa. Quello che io credo che sia stato anche una grande qualità di Fante, poi do la voce a quella che ringrazio, è stata questa cosa di concentrare un momento in cui Los Angeles era considerata un mondo, una prospettiva del futuro, raccontare Los Angeles in un altro mondo, no? Vi ricordate in quel periodo ci stava Philip Marlowe, c'è tutta la saga di Philip Marlowe, ci stava Daniel Chandler, no? Che racconta queste storie, e ci stava il bellissimo libro, che fu anche un bellissimo film, Il giorno della locusta, sì, di West, che raccontano le stesse cose, ma nessuno scrittore, si dice, abbia reso con tanta capacità, con tanta espressività, quel mondo, il conflitto, l'inibilità, anche lo stereotipo di quel mondo, che è appunto il mondo di Hollywood, come è riuscito a renderlo attraverso le altre storie, John Fante. Io vi invito a leggere Il piede alla polvere, o a leggere diciamo gli altri titoli, Aspetta primavera Bandini, Il piede alla polvere, quello che lui ha dettato alla moglie dell'82, come si chiama? C'è questo qui, è il titolo in inglese, la confraternita dell'uva, del Chianti, no? Perché poi molti la chiamano la confraternita del Chianti. Sì, il titolo originale è dell'uva, non so perché questa è la copertina. Viene tradotto anche la confraternita del Chianti. Nel Chianti, in Italia è stato passato così, sì, questo è fatto riferimento al... Perché il papà, la grande passione del papà di John Fante era del vino Chianti. Quindi perciò l'hanno tradotto. Poi c'è Strada a Los Angeles, come altro libro. La Strada, che poi il suo primo libro, esatto, che poi è stato pubblicato posto, ma in realtà è il suo primo libro. Sogni di Bunker Hill. E Sogni di Bunker Hill è quello che lui ha dettato alla moglie, credo, nell'82, quando arriva. Che John Fante muore di diabete, che contrae giovanissimo, intorno ai 40 anni, e che lo portano poi a rimanere privo delle gambe e cieco. Lui è morto cieco e privo delle gambe, tutte e due le gambe amputate, alcuni anni prima di morire, quindi ha vissuto gli ultimi anni della sua vita veramente in condizioni estreme, dove lì è stato aiutato, sostenuto da Pukowski, anche come in termini morali, proprio nella ripubblicazione delle sue opere. Allora, terminiamo con... Mamma mia, dammi questo è mio nonno che è il proprietario di questa casa, la cantava sempre, mi fa un regalo particolare perché non la sento da allora quando mi la cantava quella ragazza. La tematica originale, sì, no, che in effetti ci sentiamo anche un po' tutti John Fante, no? Possiamo sentirci tutti John Fante rispetto al fatto che non bisogna mai perdere la speranza e bisogna insomma... I tempi bui ci sono un po' per tutti, però poi alla fine con la tenacia, la caparbietà, che poi è stato descritto anche come scrittore ambizioso e tenace, e per cui effettivamente con la tenacia e con l'ambizione e soprattutto non mollare mai, alla fine il successo prima o poi, anche se tardi, arriva sempre. Qualsiasi sia, qualsiasi tipo di successo, sia, ovviamente principalmente quello personale. La gratificazione personale. Va bene, io do via e poi cantiamo tutti insieme. Certo, abbiamo bisogno della vostra partecipazione. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire te le do, ma in America no. Le fratelli o una finestra, mamma mia, la sera andare. Qualcosa succederà.
pesci la mia figlia da pescar. Il mio sangue rosso e fino i pesci del mare lo beverà. Facciamo vedere le cose che avete lavorato a questo straordinario gruppo e vi invitiamo a leggere. Grazie.